tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cresce tra gli adolescenti la voglia di sfidare la sorte, mettendo a rischio anche la propria vita dopo gli episodi di Sant'Orso, segnalati giochi pericolosi anche nella zona dell'aeroporto. Boom di messaggi per il primo cittadino su Fano TV. Nonostante 50 km di strada asfaltate, il problema delle buche resta il più sentito dai fanesi. Fano, capitale del brodetto, si accendono i fornelli per l'edizione del Festival Internazionale che si apre questa sera al Lido di Fano. Tra poco in collegamento dalla Darsena Borghese l'inaugurazione della mostra dedicata alla Lanterna Azzurra. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV all'appuntamento delle 20.30 con l'informazione locale sul canale 17. Un saluto naturalmente anche a tutti coloro che ci seguono nel corso delle altre repliche negli altri orari. Partiamo da Primo Cittadino. Ieri sera dopo l'edizione 20.30 in diretta c'è stato in questo studio il sindaco di Fano. È stato sommerso dai messaggi e tra i tanti dobbiamo segnalare che è ancora molto sentito il problema delle buche nelle strade, nonostante i 50 km di strade, come ha detto il sindaco, già asfaltate in tutta la città. La prima puntata di Primo Cittadino dopo la pausa estiva è stato un momento di grande partecipazione collettiva di cittadini ed utenti che, cogliendo l'opportunità unica della trasmissione di poter interagire direttamente col primo cittadino della città di Fano, si sono prodigati in moltissime considerazioni, domande ed istanze. Diversi i nodi giunti al pettine, come è naturale che sia, ma alcuni hanno avuto una percentuale maggiore di cittadini interessati. Una di queste è stata sicuramente il piano di asfaltature che ha riguardato e riguarderà ancora diverse porzioni di città. Molte le risposte del sindaco Seri a riguardo, ma volendo fare un nodo al fazzoletto del sindaco Seri e consci che di Piccolo della Mirandola non ne nascano tutti i giorni, riassumiamo a suo beneficio in una tabella le opere che i cittadini in termini di strade chiedono a gran voce. Gli abitanti di Sant'Orso chiedono a quando l'asfalto di marciapiedi in via Fossa. E a Tre Ponti, zona Cavalcavia e via Madonna Ponte, tantissime promesse, ma ancora nulla di fatto, buche sempre in grande quantità. Tante buche anche in via Vago Colle e in via Tombolina, dove le auto fanno una vera gimcana per scartarle e toccano sistematicamente il fondo dell'auto. Come pure in via Storti a Fano, stessa situazione. Un gruviera anche le strade della Gimarra Alta, zona stadio. Quando si vedranno gli operai, chiedono i residenti. A Bellocchi invece in via Prima Strada si aspettano da tempo gli annunciati lavori. Ma quando partono? Senza scordare anche naturalmente la strada di mezzo nelle prossime asfaltature. Stessa cosa vogliono sapere in località Forcola Rosciano, dove da tempo immemore vivono circondati da crateri. E a Fano 2, anche lì, se Atene piange, Sparta non ride. Tante buche da chiudere, signor sindaco. Bene, adesso invece andiamo e torniamo a parlare, così come avevamo fatto qualche giorno fa, riferendoci al quartiere di Sant'Orso, di quei giochi stupidi, pericolosissimi certamente, che alcuni giovani, alcuni adolescenti stanno facendo in alcune ore della sera, in particolare durante la sera, e dove protagonisti ci sono gli automobilisti, che ignari di tutto si prendono prima un bello spavento e poi... Gli studiosi del fenomeno e i sociologi li chiamano in gergo tecnico giochi pericolosi, ma del gioco non hanno né la spensieratezza né il divertimento. Situazioni estreme, azioni adrenaliniche al limite del pericolo, dove spasso e azzardo si confondono, mettendo a rischio anche la propria incolumità. Le ragioni possono essere diverse, dimostrare che si è capaci di affrontare e superare il pericolo, fatalismo, noia, sfiducia nel domani o semplice stupidità.
Tempo fa ve ne avevamo già parlato, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che a Sant'Orso, nei paraggi del passaggio pedonale vicino alle scuole, attorno alle 10 di sera, si sono trovati all'improvviso davanti al muso dell'auto un ragazzino, come a voler sfidare la sorte e scansarsi all'ultimo secondo. È accaduto ancora, come ci ha segnalato un nostro reporter di strada, Roberto Fronzi, che è stato lui stesso protagonista di uno di questi episodi e non solo. Roberto, allora sei stato testimone qualche giorno fa di un episodio incredibile. Sì, è veramente incredibile, perché è successo martedì sera verso le 11. Io passo qua per andare a casa quasi tutte le sere, mi sono visto uscire dei ragazzi come se ti sfidano praticamente, all'ultimo secondo tu passi e poi improvvisamente se ne scappano via, però insomma tu te li ritrovi qua, saranno qualche decina, 10-15 ragazzi saranno, è una cosa preoccupante. Io ho ritenuto giusto fare questa segnalazione perché, come ho sentito, ci sono state anche altre persone che hanno avuto sì. questi problemi, quindi oltre a fare questo ho assistito anche, tirano anche dei sassi sulle macchine, una cosa onestamente impressionante. Dove si nascondono? Si nascondono da questa parte e poi ecco anche qua dietro, e poi improvvisamente quando passa un'auto, boom, te li ritrovi lì a 10 metri neanche. Età bassa? Io penso di sì, sui 15 anni, penso, qui 14-15 anni. Anche ragazze? Sì, sì, a me è successo con delle ragazze. Erano, penso, 4, credo, per quello che sono riuscito a vedere. Una tragedia c'è stata oggi a Pesaro. Un turista è stato colto da malore ed è morto in acqua. Si tratta di un 80enne di nazionalità bulgara che è morto mentre faceva il bagno a pochi metri da riva in uno stabilimento della spiaggia di Levante. I bagnini di salvataggio si sono accorti subito che stava succedendo qualcosa di grave ed immediatamente hanno avvertito, hanno caricato l'uomo sul pattino cominciando le manovre di rianimazione e poi hanno chiamato immediatamente il 118. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Questa mattina è stata nella rinnovata struttura dello IAT, la sede dove si danno le informazioni ai turisti, vicino al porto di Fano, è stato premiato un turista. Vediamo perché. Le Marche, in generale, dal punto di vista dell'offerta turistica, mettono d'accordo diverse esigenze e anche il nostro distretto turistico rispecchia ampiamente questa peculiarità. Gli splendidi paesaggi, immortalati nelle opere di Piero della Francesca, nel Monte Feltro e nelle nostre colline, si affiancano a borghi e scorci meno famosi, come Barchi, Fratterosa, Cartoceto, ma egualmente mozzafiato. Un patrimonio, un tesoro che deve essere presentato e raccordato col tessuto produttivo artigianale che lo presidia, dando così al più esigente viaggiatore che vuole un turismo più esperienziale un momento indimenticabile. Per questo, anni fa è stata creata Itineris, la manifestazione dedicata agli amanti del gusto e del mare. Anche questa edizione 2016 ha segnato un successo in termini di gradimento e di frequenza. Eguagliato ad agosto il numero dei partecipanti della passata edizione, oltre 1800 persone, ma questi 10 giorni di settembre faranno superare certamente il computo. Questa mattina nel rinnovato punto IAT nella zona porto di Fano, l'amministrazione e l'ente promozione turistica ha premiato una famiglia statunitense di Houston in Texas, in vacanza a Fano, che ha aderito all'iniziativa. Aaron, ci puoi dire per cortesia la tua esperienza e le tue impressioni avute durante la visita con l'Itineris e l'azienda un paio di giorni fa? Very much enjoyed my visit here to Fano. Mi è piaciuto molto la visita a Fano, è la mia seconda volta sto tornando a Fano, mi è piaciuto lo stesso tanto l'organizzazione, la visita che abbiamo fatto all'azienda agricola, ho trovato le persone molto molto ospitabili, mi piace molto e quindi ringrazio a tutti per questa bellissima esperienza. L'anno scorso per la prima volta sono venuti, gli era piaciuto tantissimo e hanno deciso di ritornare anche quest'anno a Fano, essendo una città bellissima, mi è piaciuto tanto.
integrare l'offerta balneare con la scoperta dell'entroterra, le eccellenze enogastronomiche, poter fare esperienza diretta con i produttori di vino, formaggio o altre eccellenze nostre, integra molto l'esperienza che i turisti fanno e gli lascia un ricordo che tra l'altro promuove la nostra città nei racconti di quanti tornano a casa, ovviamente. E nell'aria già si sente il profumo del brodetto di pesce che i cuochi, gli chef cucinano e cominceranno a cucinare già da questa sera, fino ai prossimi giorni, al Lido di Fano. Prima giornata del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Il Lido, nella giornata di oggi, si è trasformato in un frenetico formicaio di gente operosa che ha iniziato ad allestire gli stand, i punti di ristoro ed il grande palco al centro del Lido. Furgoni, operai, tecnici del suono, un fermento a poche ore dall'inizio della manifestazione. Il tutto sotto gli occhi di curiosi e turisti di passaggio che transitavano volutamente o casualmente questa mattina per il Lido. Qui c'è il Festival del Brodetto fra poche ore, lo conoscete? Certo, lo conosco a Fano, lo conosco il Brodetto. Brodetto si conosce. Sono 44 anni che vengo giù. Da dove viene lei? Milano. Allora, fervono i preparativi, insomma, qui è ancora un po' tutto così. Sì, stiamo allestendo lo stand, vi aspettiamo numerosi. Questo è il primo anno e avete già partecipato? No, abbiamo già partecipato varie volte, vari anni. Quindi è una bella esperienza. Sì, sì, sì. Faticosa, immagino. Abbastanza, ma gratificante, siamo tutti amici. Lei lo conosce il Brodetto, signora? Sì, lo conosco. Le piace? Sì, mi piace, sì. Parteciperà alla manifestazione, ma... No, non lo so. Senz'altro. Preparativi. Ci stiamo dando. Cosa state facendo qui? Stiamo dando un'infrescata a sta parete perché era un po', diciamo, un po' usurata. Cosa ci sarà qui? C'è una reception. Vedo che avete in mano il programma del Brodetto. Eravamo venuti a posto, esatto. Da dove? Da Faenza. Sì, da Faenza. E vi piace il pesce, le zuppe, vi piace? Certo. Anche nei lidi ravenati si mangia. Sì. Siamo pronti come sempre, cerchiamo di fare il nostro meglio, i Brodetti stiamo facendo, ormai ne abbiamo fatti 300, speriamo di finirli stasera, dai. Lei, signora, lo cucina il Brodetto o lo mangia solo? No, lo cucino. Lo cucina. Che pesce adopera? Oddio, va dal pescivendolo e da quello. Così, io dico tutto quello da Brodetto tranne l'anguilla. Perché... Cosa do per il concentrato o il pomodoro? Pomodoro. Sono casalinga ad una volta. Ecco. Cipolla o aglio? Cipolla, secondo se io metto l'anguilla ci vorrebbe la cipolla. Siete buon gustai? Molto, mangiamo un po' di tutto, quel che c'è, l'importante è che ce ne sia. Ci vede, no? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa opina qua? Ma che bontà. Tutto pronto? Quasi? Quasi. 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 Noi corriamo fino all'ultimo minuto. Dopo, fortuna vuole che all'ultimo minuto siamo sempre pronti. Però, insomma, anche qui ci sarà un grande pentolone, come sempre, come nel tuo stile. Noi siamo pronti, guarda, abbiamo tre pentole grandi, dove appunto facciamo due i nostri prodotti, una va e una di scorta e passiamo all'altra. E poi quest'anno abbiamo la novità della terza pentola, perché faremo anche un angolo dedicato per i celiaci. Forza Brodetto. Forza Brodetto, veramente. E una delle novità dell'edizione di quest'anno del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce è che il pala Brodetto non c'è più. Infatti avete visto lì alla pista di pattinaggio c'è un altro allestimento. Tutto avverrà qui sul palco, alle mie spalle. Qui si terranno i cooking show, gli chef stellati e non daranno il meglio di loro per mostrare a tutti qual è, insomma, il modo migliore per preparare questo piatto così prelibato della nostra cucina nazionale. E poi qui conferenze, eventi, questo sarà il cuore del festival, il cuore che animerà tutte le giornate a partire appunto da questa sera e poi, insomma, via via discorrendo tutti gli altri eventi passeranno dal di qui.
E poco distante dal Lido, fino a qualche decennio fa, c'era un albergo-ristorante dove tra le specialità di pesce c'era proprio il brodetto alla marinara. Quell'edificio non c'è più, è rimasto nel cuore di tante persone. Sto parlando della Lanterna Azzurra. E proprio alla Lanterna Azzurra si sta dedicando, si sta inaugurando alla Darsena Borghese una mostra che sta seguendo per noi Lino Balestra, che è in collegamento e lo vedo in questo momento. Allora, buonasera Lino. Buonasera Marco, buonasera a tutti i telespettatori, siamo in diretta qui dalla Darsena Borghese, stiamo per assistere proprio al taglio del nastro, come vedete alle nostre spalle ci sono proprio le autorità, il sindaco Massimo Seri e insomma i Marinai d'Italia, qui la loro associazione che ospita naturalmente quella che è questa mostra così bella per tante persone che hanno mantenuto nel proprio cuore così vivo e vivido il ricordo di questo locale, un locale storico per tanti motivi e insomma le fotografie e i ricordi che sono all'interno di questa mostra ne testimoniano l'importanza, perché tra gli anni 50 e 60 in questo albergo ristorante, oltre a celebrare questo piatto così succulento della nostra gastronomia, c'è naturalmente un pezzo di storia d'Italia, qui è passato il jet set a livello nazionale, lo possiamo dire tranquillamente. Allora, sindaco, un pezzo di Fano è qui dentro, per quelli che se lo ricordano e anche per quelli che non hanno vissuto quei momenti, insomma, capire che momenti erano quelli per la città di Fano. Beh, intanto possiamo dire che è stato un simbolo per quegli anni della Movida, diciamo così, che ha ospitato tante personalità dello spettacolo e dello sport, ma era un punto di riferimento importante per la città, come lo è stato il Cavalier Bagnini, che è anche una storia interessante da raccontare. Peccato che quella struttura non ci sia più, averla oggi avrebbe significato qualcosa di importante, però nella storia si fanno tanti errori. E oggi con questa mostra si racconta la storia del Cavalier Bagnini, ma si racconta anche attraverso documentazione quella che è stata la Lanterna Azzurra, ricordata con direi anche nostalgia da tanti fanisti, i più giovani non se lo ricordano, ma questo è anche importante per ricordare anche pagine della nostra storia recente. Lino, se mi senti. Allora, sindaco, noi la lasciamo i suoi doveri istituzionali, grazie per questa pagina di storia fanese. Noi cerchiamo di addentrarci con l'operatore Pucci dentro proprio la mostra, seguiamo un attimino quello che è il percorso anche, vi do le spalle, scusate, qui è pieno di naturalmente appassionati di questa pagina di storia, naturalmente incontriamo anche il suo organizzatore che è insomma colui il motore che ha dato insomma l'inizio a tutto questo. Allora un mi pezzo di presentare. Storia si presenti autonomamente, diciamo così. Per chi non mi conosce, sono Gianluca Ciucciarelli di Fano, figlio di Bruna Vagnini. Bruna Vagnini era una nipote del cavaliere Raffaele Vagnini, fondatore dell'hotel e ristorante Lanterna Azzurra. E noi come famiglia abbiamo vissuto molto il momento storico di questo intraprendente, piccolo, grande imprenditore che comunque con il suo modo di fare, a volte buffo, a volte un po' goliardo, è riuscito a portare a Fano dal 1946 fino all'inizio degli anni 70 tantissimi personaggi dello spettacolo, della musica. Personaggi della lirica, personaggi famosi, conosceva un noto collaboratore della RAI e quindi tramite questo signore era il periodo del Cantagiro, quindi il Cantagiro si fermava a Fano e a Fano si fermava all'hotel ristorante La Terra Azzurra, dove diciamo la sua specialità era il brodetto di pesce alla marinara. Qui abbiamo il collegamento con il Festival del Brodetto che si svolge questi giorni. Poi faceva la rostita alla fanese, faceva il San Pietro, filetti di San Pietro e tante altre cose. Tante cose. Sì, certo. Va bene, insomma, hai voluto dedicare. Ho voluto dedicare questa mostra. Il sindaco Seri ha saputo che io avevo una serie di fotografie, cimeli di questo
del cavaliere Vagnini, che cose di casa, e quindi mi ha chiesto gentilmente se riuscivo ad allestire in breve tempo, ho fatto una gran corsa, allestire questa mostra. È una mostra, diciamo, è un percorso più che altro, non è una mostra fotografica, tengo a precisare, sì. È un percorso della vita del cavaliere Raffaele Vagnini. Sono riuscito nel mio intento, spero di aver fatto una bella opera, sia per Fano, sia per i fanesi e non, che almeno con questa cosa spero che non si dimenticano, si dimentichino di questa parte di Fano. Va bene, io ti lascio anche te ai tuoi doveri di anfitrione. Se prima di restituire la linea, per farvi capire, insomma, le persone che sono transitate da Fano in questo locale, vi faccio vedere con l'aiuto dell'operatore qualche foto. Ecco, se la può inquadrare, qui c'è un Peppino di Capri con Roberta. Questa è Roberta, colei che ha dato l'ispirazione per la famosa canzone, Orietta Berti. Questa è Mina. Mina, proprio durante un suo passaggio qui a Fano, tutti questi personaggi passati qui, passaggi insomma importanti, il jet set, il cantagiro, Gianni Morandi, e vi faccio vedere una chicca per gli amanti insomma delle due ruote, per gli amanti della bicicletta. Qui abbiamo una cartolina con l'autografo veramente originale del campionissimo Coppi, anzi ce ne sono più di una. Coppi è passato di qui, ma poi non vi voglio togliere il gusto di venirla a vedere, perché ci sono veramente il mondo intero e internazionale, il jet set della canzone, dello spettacolo è passato da Fano negli anni 50 e 60. Qui c'era la dolce vita anche qui, non solo a Roma. Vi lascio e vi saluto con questo che è l'insegna originale della Lanterna Azzurra. Restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Lino Balestra, il telegiornale è finito, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.